eredità ci ha lasciato? Che eredità ci ha lasciato Maurizio Costanzo, per esempio? Beh, ci lascia l'eredità di un grande giornalismo, di un giornalismo capace di dialogare con tutti, capace di capire che alla fine la dimensione umana delle cose è molto importante, perché lui era sicuramente una persona che aveva le sue idee, ma questo non gli impediva di cercare di capire tutti, e gli interessava moltissimo il carattere umano delle persone. Non ce ne sono moltissimi di giornalisti che insomma sappiano fare quello che ha fatto Maurizio Costanzo in questi anni. È stato un grandissimo scopritore di talenti, era una persona alla quale piaceva anche trovare in persone che apparentemente diciamo non avevano ancora grandi responsabilità, cercare di capire, no, che cosa potessero dare. E io sono legata diciamo a lui da ricordi molto antichi, perché diciamo non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente la mia primissime partecipazioni televisive erano al Maurizio Costanzo Show, e parliamo di tantissimi anni fa. Io quando rivedo quei video che lui puntualmente mi faceva rivedere ogni volta che mi intervistava di recente, gli dicevo: ti prego non farlo, no? Però alla fine, insomma, sì, io avevo più o meno 17 anni, e quindi è una persona che ha attraversato tanta parte della nostra storia nazionale, che sapeva raccontarla, che aveva un suo chiaro punto di vista sulle vicende. Perdiamo un grande giornalista. Grazie. Grazie.